Così. Siete disturbate? Disturbate? Posso? Grazie. Continuate questo applauso per Federico Basso. E Davide Bagnate. Bagnate. Ho capito. Bagnate. Non bagnate? No. Peccato. Grazie. Simone Zuppa e... Pampagnate. Eccolo qua. Un applauso a questi presentatori. Posso dire presentatori? Sì, certo. Non è che c'è qualche presentatore in sala che si offende. No, non mamma mia. Davide è un po'... è l'icona della comicità, Davide. Guardate come si è ridotto a icona. Guardate proprio... E Federico Basso, che star a casa ogni tanto ti fa bene. Mi fa bene. Però, ma ecco, mi presento perché... abbiamo effettivamente... rifatto il guardaroba, vedo, rispetto all'ultima volta. Flower power. Sì. Allora, no, mi presento perché magari qualcuno attonito si starà chiedendo... Sì, alla terra il nunzio sta muta. Pensando all'ultima ora dell'om fatale. Nessa! Se va pure in onda il 5 maggio. Allora, no, mi presento perché qualcuno si starà chiedendo: ma chi è quest'uomo che non fa vanto del suo fascino esoterico? Esoterico o esotico? Esoterico. Esoterico addirittura. Mi piace quando non capisco rido. Ah, ok. È della sua laurea in scienze della comunicazione. Mo si spiega tutto. Sono Enzo Ratti dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise, qui fotocopie. Allora, arrotondiamo. Perché sembra niente, ma 1,50 € al giorno. Fa. Mi esce una scovata. Allora. Al giorno o al mese? Settimana. Allora, di cosa si occupa? Mi occupo di artistica. Non vada a spese lei, alla settimana sono son già 10 stanco. Euro a settimana. Allora. Mi occupo... Di che? Grazie. Di cosa? Mi occupo di artisti, cantanti. Mi sto divertendo così tanto che vorrei andare nel pubblico a vedere sta ricca figura di... Ma guarda, se ci va fa contenti in tre. Allora, no, mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma, adesso non... Ho capito. Bene, allora... Management! Un'esecuzione proprio, eccolo là. Allora, volevo farvi qualche proposta. Proponga. Perché in agenzia, modestamente, Laura Pausini, Monica Bellucci, Fiorello, li conoscete? Sì. Avete il numero per caso? No. Ho perso. Qualcuno... Stava nell'altro cellulare, l'Alcatel. Quello che ha perso. L'Alcatel. L'Alcatel. Mandava degli MMS che... Mamma mia. Allora, vi leggo qualche proposta dalla mia... Sì. Allora, proponga. Proposta dalla mia brochure, Lei c'ha la brochure. Ti piace il brochure, Le faccio 2,5 etti che faccio lascio. Allora. Stiamo già prendendo una brutta china. A me piace china. Questa è andata. Allora, perché secondo me alla serata serve un tocco diverso, un tocco artistico. Se serve tocco io, signorina, lei non si deve preoccupare, perché io ho artisti internazionali, ma anche artisti nostrani di più, adesso sentirete, perché ho un... Ti propongo un fachiro molto bravo. Fachiro. Lui mangia il vetro, il lunedì il martedì la plastica, il mercoledì l'organico. Ti differenzia dagli altri. Ti differenzia. Sei molto bravo questo. Poi è differenziato. Molto. Poi ho un bambino prodigio. Ah, belli. Lui ha 2 anni, pensate, e dorme tutta la notte nel suo letto. Guardate, wow. È un piacere dormire a casa sua quando suo papà non c'è. Fammi salutare la mamma del bambino prodigio. E che prodigi che fa la mamma. Allora, io ve li dico, poi... Perché d'altronde lei ci tiene a sottolineare che dorme a casa sua. Lui. Allora, una ragazza pompon? No, è un refuso. No. Sarà ping pong? Sì, sempre palle sono. Allora... Si può avere il numero? Devi pagare. Allora, una veggente, la volete veggere una veggente? Veggente, lei... No, lei legge il futuro nei fondi del caffè. Sono tanti. Ma lei adesso si è adeguata. Lei legge anche le cialde del caffè. Ah. Dice, come le legge? A modo mio. Riesce a capire se sei robusto, intenso. Delizioso, delicato. Delicato. Orzo. Sei orzo. Massa e orzo. Allora, un cantante, Bruno Mars, lo conoscete? Bruno Mars. Il cugino, Franco Twix, anche bravo. Stanno nello stesso distributore, insomma. Niente? Ho detto che cagata, ha detto uno. Ah, perché quelle altre.
Cioè, tu stai male per questa, proprio. Vabbè. Allora, andiamo avanti. C'è Bruno Mars. Vi serve un imbianchino? Sono bravo, A lei? Con 100 euro ti imbianco una stanza, 50 te la faccio a righe e risparmi. Faccio anche altri lavori in casa, ti faccio il bagno? Sono delicatissimo dietro la schiena, Vado nei punti che tu non hai mai preso, Non hai mai preso? dai, forza no, che... Non lavato, preso. Preso, perché tira la spugna. Salutiamo l'italiano. Ciao. Questo sconosciuto. Questo sconosciuto. Niente. Forza che il tempo è denaro. A proposito di tempo e denaro, poi questo orologio, questo... 40 euro, 40 euro. Questo arriva a 30 metri, te lo lancio e te lo vai a prendere, dai. Ma niente, vabbè, andiamo avanti perché comunque andiamo. Ragazzi, tutti questi no mi stanno scoraggiando, Mi state scoraggiando? No, io non... Vedi, ogni volta che uno scoraggia dice no, non sono stato io. No, ma non sono stato io. Non è... Management, te lo facciamo in stereo. Dolby Surround. Di management, Ricordati che se mi scoraggi... Dove devo andare? Se mi scoraggi, si chiude una finestra e apri la porta, però, sennò è... Ristagna. Volevo proporvi una fiction. Vi piace la fiction? Sì. La fiction mi piace la fiction. Voglia. A lei piace la fiction? Sfondi e poi ti do il numero di questa qui. Che schifo. Ma perché? Sono più veloci loro di me. Io le voglio fermare, ma... Perché ne ferisce più la lingua. Amore mio. Allora... amore mio. Ma è andata. Proprio rincoglionito. Allora, no, a parte gli scherzi. Una fiction, diciamo, a sfondo medico. Tipo IAR, medici in prima linea. Sì. Perché secondo me voi due, come sanitari, siete perfetti. Tu magari un ruolo più internazionale, che so, il bidet. Tu invece alza il braccio, tu potresti fare la doccia, ma te lo consiglio proprio, C'è anche il doccino lì, vedo, Perde. Allora, andiamo avanti perché... Perde. Andiamo avanti perché... a mali... Quanto è delicato stasera. A mali estremi... Rimedi, perché adesso questo artista vi lascerà a bocca aperta. Vai, comincia. No. Ma sempre lei, ma perché? Ogni tanto viene a trovarci e lei prende di mira. Ce l'ho davanti. Allora, l'importante è che... Allora, andiamo avanti perché questo qui è l'artista di punta della mia agenzia. Volete vedere la punta, signori? No. No, allora, no. Adesso però... Allora, vogliamo toglierci sta curiosità, allora? Già che... Vediamo sta punta, dai! La punta... Prego, non si tiri indietro. Guarda che ce n'è da tirarsi indietro. Sei tu che ti devi avvicinare. Siamo... Basta. Tutti artisti scovati da me, mio caro. Ah, grande scovatore che non sei altro. Io sono un talent scout, a me piace scovare, io sono un talent scout da piccolo, pensa, nei Boy Scout, negli allupetti stavo io, tanto che... E stasera devo dire che da scovare ce ne sono, in prima fila, seconda fila, terza fila anche. Comunque, la prima fila è quella che prediligo, perché se ti metti in prima fila vuoi essere scovata. Istigazione! È istigazione a scovare, guarda lì. Lei come si chiama? Patrizia. Che bel nome. Lei le piacerebbe fare un casting, Sul K ha avuto un attimo di... Preferisce sedili davanti o sedili di dietro per il casting, no? Lei si sente incline? L'aiuto io? No, perché, insomma... A me piace fare il casting. Sì, ma tu stai là però, vai... vai là. Comunque, no ragazzi, anche... Adesso sembra solo le donne, no, anche gli uomini. Tu c'hai questo fisico prestante. Mi presti 50 euro che scovare costa? No, però stava già mettendo mano al portafoglio. Signori, io vi dico che io vi faccio diventare delle grandi stelle del mondo dello spettacolo. Se voi avete bisogno della fama, venite da Enzo Ratti, che fate la fama sicuramente. Ci vediamo, vi aspetto in ufficio.